ama definire la sua arte multimedianica, in una sorta di percorso in cui la musica, la scrittura, i video, la pittura e il fumetto si fondono in una miscela che gioca, come lui stesso dice, sull'ambiguità sostanziale. Una doppiezza che è un po' il filo conduttore di tutta la sua attività artistica, a partire dai titoli delle sue opere, come Nepente, l'ultimo film girato a Roma, che ricorda sia una pianta carnivora, sia un vino sardo. Alessandro Fantini è un giovane autore e regista di Atessa, che ad appena 30 anni può vantare già una carriera artistica di tutto rispetto, che gli è valsa riconoscimenti e contatti con artisti di fama internazionale. Tra qualche giorno lascerà l'Italia e partirà per Tokyo per girare, nella capitale nipponica, un nuovo film. È una sfida che mi porterà a misurarmi anche con un ambiente del tutto diverso, sia in termini socioculturali sia in termini tecnici, perché con il prossimo film che andrò a girare dal titolo Hedonism mi propongo di estendere vie più quella che è la mia visione multimedianica, che è sottesa, diciamo, alla mia istanza creativa, cioè quella appunto di raggiungere una sinergia tra tutte le forme creative, dal fumetto alla musica, alla pittura, a finire appunto con il cinema. In questo caso cercherò anche di istituire una sorta di relè, una sorta di legame, diciamo dal punto di vista sia allegorico sia dal punto di vista antropologico, tra ciò che è accaduto qui in Italia, mi riferisco nella fattispecie al fenomeno appunto del terremoto che ha piagato la nostra terra, e con ciò che appunto da anni, da secoli avviene nella terra nipponica. Ma nello specifico in questo caso il film cercherà di approfondire da un punto di vista anche visionario, da un punto di vista allegorico, ciò che può essere appunto sperimentato attraverso un fenomeno del genere, e che può essere anche concepito come una visione soggettiva, appunto il terremoto vissuto attraverso una percezione mistica, spirituale, e che ci riconduce anche ad una visione più cosmica, panteistica della vita appunto umana, e che appartiene anche fondamentalmente a quella che è una delle tematiche ricorrenti della mia ricerca estetica, e quindi da tempo costituisce un motore, un volano spirituale e mistico al mio agire demiurgico.